Perché un ambulatorio neurocomportamentale, quindi, è perché quando le difficoltà comportamentali sono degli adulti, sono naturalmente esponenzialmente più grandi. Prima cosa, il contenitore scolastico o finisce o sta per finire. Le situazioni dei centri, voi sapete, i centri sono prevalentemente diurni, residenziali, generalisti, chiamiamoli così, cioè non hanno una formazione cognitivo-comportamentale e non hanno un rapporto educativo, numeri delle persone inserite tale da garantire quel tipo di intervento che si fa da Abba Ciccova in su, cioè di solito con la necessità di un rapporto uno a uno, ma vedrete nell'ambulatorio comportamentale con necessità di un rapporto ancora più alto. Ecco, mi vedete sulla, come dire, sulla banchina di Baltimora perché il nostro centro nasce là. Nasce da un viaggio col dottor Testa, cui il centro è appunto scusate, dedicato, perché in questo viaggio, il primo di una lunga serie e poi di successivi contatti con i colleghi di Baltimora, abbiamo imparato come si gestisce, perché Baltimora è il cuore degli interventi comportamentali, come si organizza e come si gestisce un centro. E ci sono voluti parecchi anni per arrivare a questo, che ancora è un pezzettino. Vedete qui elencati tutti quanti i partecipanti. Per chi lo conosce, dedico un pensiero al dottor Varruccio che venerdì è diventato BCBA e quindi questo ci fa molto piacere di avere un altro collega che non solo lavora, come diceva la Manuela, tutta la santa giornata, ma nel suo tempo libero continua a studiare in funzione di quello, insomma, che proviamo di offrire alle persone che si rivolgono a noi. Scusami, Carlo. Ah, no, non parlavi con me, scusami. Inutile che entri, i colleghi vi hanno già, come dire, anticipato, ma molti di voi già sentono queste cose da tanti anni, che gli aspetti comportamentali sono le abitudini, le modalità di vita delle persone e la situazione, come dire, meno, che pesa meno in termini di costo per la persona che ha meglio risposto alle sue esigenze. Scusate, mi sono dimenticata di una cosa, ci sono dei video, ho il permesso delle famiglie naturalmente per mostrarli, ma non devono assolutamente essere ripresi e vi diffido da fare fotografie e riprese mentre stanno andando i video, perché in altre situazioni purtroppo è successo che persone hanno continuato comunque a riprendere le situazioni. Per cui quello di cui noi ci occupiamo è riuscire a distinguere in prima istanza, la base del comportamento che nella maggior parte dei casi, voi sapete, ha una funzione, chiamiamola sociale, cioè è legata all'interazione con l'ambiente, ma ha poi, come la dottoressa Visconti ha già anticipato, tutta una serie di funzioni, anche psicopatologiche, ma non solo, molto legate a tutta quella che è la difficoltà di individuare e trattare sintomatologie dolorose. Noi abbiamo per esempio in questo momento un gruppo, mi viene da dire, di 6 persone ad altissimo funzionamento con un livello di funzionamento pari allo zero legato al dolore. Tanto che qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, finalmente in Italia è disponibile l'esketamina e quindi stiamo, come dire, progettando dei ricoveri. Si tratta di un farmaco che va somministrato esclusivamente sotto controllo medico, che nelle prime settimane può favorire un'ideazione suicidaria, comporta un ricovero ospedaliero e così via. L'altra situazione che stiamo prendendo in considerazione per queste persone è l'elettroshock, che voi sapete essere la terapia di elezione per tutte quelle depressioni,
che nei nostri pazienti purtroppo possono essere gravissime, con tentativi suicidari ripetuti, è l'unico trattamento che può essere effettuato quando i farmaci purtroppo non riescono a funzionare. E quindi ci dobbiamo, come dire, prendere cura di tutti quanti questi aspetti che, come vedete, comportano l'avere una formazione comportamentale estremamente approfondita, aver effettuato il team teach e rinfrescarlo tutte le volte che occorre, però sapere anche per quello che sono gli psicologi, gli educatori, sapere di clinica, sapere di farmaci, di effetti collaterali, di come tutte quante queste cose possono interagire nella situazione che prendiamo in considerazione. E questo perché ci sono sempre dei mix delle cose di cui parliamo, no? Non c'è mai la persona che ha solo questo. Noi sappiamo che la maggior parte degli aspetti comportamentali hanno un mix di motivazioni, quindi vedremo poi dopo il caso proprio di una persona che ha, tra virgolette, svoltato i suoi comportamenti con l'inserimento di un farmaco. Ecco, cos'è che vedremo? Vedremo i grafici, perché altrimenti tutto il resto sono parole. Su questo mi sento di insistere molto. Presentiamo le cose sempre con i dati leggibili da tutti, altrimenti le situazioni non sono condivisibili. Salterò. Come si accede al nostro ambulatorio? Si accede di solito attraverso la valutazione che noi facciamo al 16° o al 18° anno, oppure per segnalazione dei servizi. Si accede se l'aspetto comportamentale è di gravità media o superiore. Questo vuol dire che non sono situazioni più gestibili, per esempio, in ambito scolastico o nell'ambito dei centri. È una ricostruzione meticolosa della storia di vita di quella persona, che può avere 16, 18, 25, 30 anni e che quindi è passata da una serie di variazioni di intervento, spesso molteplici interventi comportamentali prevalentemente privati, perché appunto nel pubblico purtroppo per una larga fascia di persone non c'è stata questo tipo di intervento, e soprattutto per un uso dei farmaci, congruo o incongruo che sia, però che ha portato a stratificazioni delle terapie e quindi a modificazioni neurobiologiche importanti, che non è così facile, come dire, andare a modificare dopo tanti anni. Una volta fatta un po' la raccolta e tra di noi discusso il caso, viene valutata una serie di materiale video. Quello che noi chiediamo alle famiglie, agli educatori, è: fateci vedere, se possibile riprenderlo, tutto quello che succede quando succede. A questo punto si fa una riunione con la famiglia, che naturalmente poiché verrà coinvolta nel trattamento, deve essere non solo d'accordo, ma deve essere disponibile a questa modalità e con tutti gli ambienti di vita del soggetto. Il trattamento ha la finalità di insegnare a tutti esattamente quello che facciamo noi, quindi, adesso lo vedremo meglio, devono fare il trattamento i familiari e le persone dei luoghi di vita, dopo averlo visto per qualche volta fare da noi, altrimenti non si passa questa informazione e soprattutto non siamo nelle condizioni di risorse ed economiche di protrarre l'intervento per tempi infiniti. Quindi bisogna che l'intervento sia necessariamente generalizzato a tutti quelli che si occupano della persona, altrimenti nel nostro ambulatorio i comportamenti possono anche arrivare a zero, ma negli altri luoghi saranno esattamente quelli che vengono indotti da tutte le situazioni che li inducevano prima e durante il nostro intervento. Per cui
va condiviso con la famiglia che noi evocheremo comportamenti durante l'analisi funzionale, che quando noi andremo ad aumentare il numero delle richieste, che quando noi introdurremo cambiamenti, i comportamenti andranno in alto e sarà poi nel tempo ci sarà di nuovo un equilibrio tra le varie componenti dell'intervento. Tutti i soggetti devono aderire, che cosa vuol dire? Che se noi diciamo che l'intervento è il martedì e il giovedì alle 3:30, devo essere sicura che ci sia il trasporto, che le persone vengano tutte le volte, che condividiamo che si usino certi rinforzatori, che condividiamo che le persone dell'ambulatorio possono avere strumenti di protezione come ginocchiere o altro, che condividiamo che lo stesso soggetto possa avere elementi di protezione, senza dei quali noi non accettiamo, come dire, non parte l'intervento. Quindi la prima cosa che verrà fatta in ambulatorio sarà un'analisi funzionale. Voi siete abituati a sentir parlare di analisi funzionale intesa soprattutto come un'analisi indiretta attraverso i racconti o diretta attraverso un ABC. L'analisi funzionale sperimentale è mettere il soggetto in una serie di condizioni, non voglio scendere nel tecnico perché non mi sembra questa la sede, e mettere il soggetto in una serie di condizioni che evochino gli aspetti comportamentali. E quindi voi, per esempio, sentite sempre parlare di evitamento o di accesso al tangibile, vengono proprio messe in atto una serie di accorgimenti per avere nella stanza la situazione oggettiva, accesso al tangibile, evitamento e fuga, attenzione o la condizione di paragone, che è quella, come dire, in cui tutti questi altri elementi sono manipolati in maniera differente. Cos'è che succede quindi? Che una volta fatta l'analisi funzionale, individuate quali sono le funzioni del comportamento, comincia la vera e propria fase di intervento. Perché ve l'ho sottolineato in rosso? Alla presenza degli operatori, vuol dire del genitore, delle persone che si occupano della persona, con i feedback immediati o tramite la persona può venire microfonata, oppure siamo noi presenti e in diretta diamo le istruzioni e facciamo le correzioni. E dopo una serie di interventi propriamente ambulatoriali, c'è poi il passaggio nelle sedi di casa, del centro, della scuola col telehealth. Il Covid, almeno in questo, secondo noi è stato utile, ha insegnato a tutti a utilizzare qualunque metodica per stare collegati a distanza. Quindi con un intervento di telehealth noi risparmiamo un sacco di tempo e di risorse e gli interventi vengono fatti direttamente nelle sedi opportune. Voi sapete che il target per la riduzione del comportamento è portarlo almeno all'80% della diminuzione di quello che era al momento del basale, ma se l'intervento consistesse solo in questo, ne avremmo fatti a centinaia in questi anni. Purtroppo non è così. Quando noi riduciamo l'intervento, dobbiamo creare le condizioni, l'avete un po' già sentito dai colleghi, attraverso la costruzione di abilità di lavoro e di tempo libero, ma anche un arricchimento di ambienti che spesso sono non adatti proprio nell'organizzazione, nella disponibilità del materiale alle persone di cui noi ci occupiamo. E quindi da qui vi prego, non voglio vedere niente sollevato, mi raccomando, vi parlerò di due casi molto rapidamente per farvi vedere qual è l'importanza che io attribuisco a questo tipo di interventi. Ho visto qualche analista del comportamento in stanza, sanno che noi suddividiamo i comportamenti problema
in comportamenti severi, sono quelli sui quali eventualmente cerchiamo di prevenire la loro presenza, quindi lavorando fondamentalmente sui precursori, mentre ci sono poi dei comportamenti più lievi che spesso sono i precursori stessi. Questa è l'analisi funzionale di Andrea. Trovate scritto lì Renato perché in un altro posto l'avevo usato più in incognito e vedete che in tutte quante le condizioni i comportamenti sono sempre presenti e sono di estrema intensità. Li vedrete in questo video se parte, perché non lo so se partono. No. Non lo so cosa che... Anche questo è proprio quello che... Ecco, questo è Andrea, parzialmente riconoscibile, tornare al suo tablet e avere le corse delle moto che sono il suo rinforzatore preferito. Perfetto. Questo è quello che accade per tutte le sessioni, quindi non sto a farvelo vedere per delle ore. E qui lo vedete... No, questo non è partito invece. Non lo so perché non parte. Ah, ok, qui lo vedete in situazione di telehealth, cioè noi vediamo quello che gli operatori fanno nella stanza attraverso il fatto che siamo al di fuori con le telecamere e quindi diamo indicazioni attraverso le telecamere. Prima lo facciamo nei nostri ambienti, poi lo trasferiamo negli ambienti esterni. Questo è l'educatore scolastico addirittura, era l'insegnante di sostegno, e quindi Andrea con le stesse modalità, vedete, adesso ha imparato a spostarsi proprio fisicamente anche in un posto più lontano, quindi prima era la sedia, ci sono mesi naturalmente in tutte queste fasi, quindi prima era la sedia che gli permetteva nello stesso luogo di transitare, adesso sa che si deve alzare, deve andare proprio fisicamente da un'altra parte. Voi sapete l'importanza delle transizioni nelle persone che seguiamo. La psicopatologia aggiunge delle problematiche, nel senso che noi possiamo fare un'analisi funzionale, vedere che attenzione è il motore, lavorare sull'attenzione e non succede niente. Quindi rifacciamo l'analisi funzionale e troviamo che sono in realtà molto molto rilevanti delle funzioni tipo psicopatologico, nel caso di Antonio l'accesso al rituale, quindi c'è un disturbo ossessivo compulsivo che impedisce alla persona, nonostante i training, di, come dire, eliminare alcuni tipi di comportamento. Si chiama la dottoressa Di Sarro o chi per lei e in questo modo viene fatta una valutazione, adesso si chiama, scusate se l'ho ripreciso, io sono sempre là, quindi non si chiama, nel senso che l'intervento deve essere con l'osservazione di tutti delle stesse cose. L'osservazione faceva supporre che ci potessero essere degli elementi dell'umore, perché Antonio in certe giornate lavorava benissimo, in altre non c'era un verso, e quindi abbiamo pensato a dei cicli rapidi inserendo uno stabilizzatore dell'umore. Lo vedete, sono segnalati in azzurro, anche se non si dovrebbe colorare i grafici. Il Neoleptil era il trattamento che Antonio aveva sin da bambino, quindi era un trattamento continuativo. Vedete dove c'è la linea tratteggiata, è stato inserito lo stabilizzatore dell'umore, e a fronte di una quantità enorme di attività che sono state inserite, vedete che i comportamenti, nonostante si chieda sempre di più, rimangono assolutamente controllati.